i settori tradizionali fanno innovazione incrementale, fanno incessantemente innovazione incrementale. Certo, a tutti piacerebbe avere le innovazioni radicali, ma di Silicon Valley al mondo ce n'è una e ne rimarrà una nel ragionevole futuro. I capitalismi come l'Italia, ma anche la Germania, che pure ci sovrasta da alcuni punti di vista, poi su altri punti di vista siamo migliori noi italiani, fanno innovazioni incrementali che lo avete visto stamattina cosa vogliono dire, che vengono usati nuovi materiali, vengono usati nuovi modi di produrre, viene accentuata la componente tecnologica, nella moda in particolare, qui ho in mente il distretto di Carpi che è quello che conosco più direttamente, i prodotti vengono, mi si passi l'espressione, impacchettati in maniera diversa. Cioè Carpi non è solo, avete visto dai fantastici dati che Daniela dice, non è solo la griff che va sul mercato e la catena di subfornitura, ma ci sono alcune imprese leader, diremmo, nel fare le etichette, ma sono molto più che le etichette ormai. Anche su quelle c'è tutta una ricerca, un design, e quindi le innovazioni incrementali nella meccanica, come nella moda, come nell'alimentare, sono il segreto del successo in un capitalismo come quello europeo. In quello americano il segreto è l'innovazione radicale, noi dobbiamo coltivare questa vocazione che abbiamo. Secondo punto, i distretti.